seconda puntata di Sotto una buona stella, l'evento per sostenere il centro di cure palliative pediatriche di Passo Scuro e il centro di cure palliative pediatriche dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Questa è una serata particolare, intanto perché abbiamo avuto l'occasione di conoscere e di ascoltare il nuovo presidente dell'ospedale pediatrico, il professor Tiziano Onesti, e in secondo luogo perché è stato possibile ripercorrere questi 15-18 mesi di attività grazie ai quali sono stati realizzati i primi grandi lavori di ristrutturazione dell'edificio che ora ospita 20 mini appartamenti per i bambini che sono affetti da gravi malattie che necessitano di cure particolari, loro e le loro famiglie. Quindi una serata particolare, anche una serata per raccogliere ulteriori fondi, perché noi abbiamo deciso di potenziarlo questo centro, di farlo diventare da 20 a 30 posti letto, di avere una nuova sistemazione di tutti i servizi, pensate a quello che sono la centrale elettrica, il montacarichi, il parcheggio e così via. Quindi un grande ringraziamento a tutti i donatori. Vi dico sostanzialmente che 3 milioni e 6 sono stati ricavati da questo primo periodo di raccolta dei fondi e sono stati destinati alla realizzazione di questo progetto, che è un progetto di grande civiltà, di grande prestigio per l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, per l'Italia e io direi anche per l'Europa. Se vi capita di andare a Passo Scuro, per cortesia visitate il centro delle cure palliative pediatriche, perché è un'esperienza particolare da un punto di vista umano e da un punto di vista della gratitudine che si deve verso coloro che hanno contribuito a realizzarlo. Aiutaci a realizzare il centro di cure palliative pediatriche del Bambino Gesù.